Valerio Federico, tesoriere di Radicali Italiani. Siamo anche, diciamo, ormai alla vigilia del congresso di Radicali Italiani. Insomma, secondo te il significato di questa marcia oggi, l'ottava, proprio oggi, che è un giorno particolare? Vabbè, oggi certamente acquisisce un'importanza ancor più significativa. Certo, c'è una differenza tra quello che noi con Società Libera, con il Partito Radicale, cerchiamo di comunicare e quello che poi il mondo conosce. Cioè, noi cerchiamo di comunicare quello che non si conosce. No? E quindi da sempre parliamo di conoscenza come chiave per i cittadini per determinare dei cambiamenti, no? Per determinare dei cambiamenti nel senso della democrazia, nel senso della pace e dello Stato di diritto, e quindi la conoscenza come punto di partenza. E beh, Rebia Kader e anche rappresentanti dei popoli, degli altri popoli oppressi, per esempio del popolo tibetano, loro ci dicono che il punto centrale è quello che il popolo che li opprime non sa, non conosce, e che quindi qualunque riforma passa attraverso la conoscenza degli oppressori e degli oppressi, e noi aggiungiamo passa anche attraverso la conoscenza dei popoli europei occidentali, delle cosiddette democrazie sviluppate, perché è là, nelle cosiddette democrazie sviluppate, dove non si è ancora sviluppato quello che dovrebbe essere un diritto di base per tutti, cioè quello della conoscenza di quanto avviene nei paesi pseudo o parzialmente democratici e quanto avviene nei paesi dove ci sono popolazioni oppresse. Quindi, diciamo, io credo che l'attuale iniziativa, che poi è un'iniziativa storica degli ultimi decenni, dei radicali, cioè quella di porre ancora la conoscenza del cittadino alla base come precondizione per i cambiamenti politici, sociali, in senso democratico e liberale, sia ancora il punto centrale e sia quello che giustifica l'esistenza dei radicali, di Società Libera e di tutte queste organizzazioni che si sono trovate oggi. Perfetto Valerio, al volo ti ricandidi come tesoriere per il prossimo anno? Non lo so, quindi vi saluto, non lo so, io mi auguro di poter candidarmi con persone, idee, desideri di nuovi per lavorare insieme. Cioè, io mi auguro che ci siano al prossimo congresso delle condizioni perché chiunque prevalga, prevalgano delle persone che si porranno da quel momento nelle condizioni di lavorare insieme per i radicali, per contrastare il regime italiano, il regime europeo, ma che questo si possa fare finalmente insieme, cercando di rimuovere alcuni ostacoli che io non credo abbiano impedito ai radicali in questi due anni di fare politica, ma credo che abbiano danneggiato la produzione politica comune e l'essere comune di una comunità dei radicali. E quindi io spero che si ricreino dal congresso le condizioni per una comunità radicale che veda magari te, Gianni, Marco Marchese e tanti altri di nuovo insieme a fare i radicali e quindi a lavorare per la conoscenza degli altri, per i diritti, e per contrastare quelli che sono gli avversari di sempre. Comunque Libertv sarà presente e monitoreremo. Su questo non avevo dubbi. Grazie a Valerio Federico.